talento olandese ha già detto sì. Ecco come potrebbe ritornare protagonista proprio alla Juventus. I dettagli della situazione. Dalla gioia per il gol all'esordio, alla delusione per le troppe panchine. Il percorso di Joshua Zirkzee al Manchester United sembra essersi bruscamente interrotto, lasciando l'attaccante olandese in una posizione scomoda. Acquistato la scorsa estate dal Bologna per una cifra considerevole, 36 milioni di sterline, il giovane centravanti sembrava destinato a una carriera brillante nei Red Devils, ma la realtà si sta rivelando ben diversa. Zirkzee ha incontrato molte difficoltà nel trovare spazio e continuità in una squadra dove il titolare indiscusso del reparto offensivo è Hojlund. Il tecnico Erik ten Hag ha progressivamente escluso Joshua dall'undici titolare, preferendo puntare su altre soluzioni. Questa mancanza di fiducia sta influenzando negativamente l'attaccante olandese, che fatica a dimostrare il proprio valore tanto in campo quanto fuori. Ora il giocatore potrebbe, a questo punto, ritornare al passato, in Serie A. Arriva alla Juventus, Zirkzee ritorna in Serie A a gennaio. Le aspettative erano altissime, soprattutto per il prezzo pagato dal Manchester United, che ha aggirato la clausola rescissoria per portarlo a Old Trafford. Tuttavia, ad oggi, Zirkzee non è riuscito a incidere, tanto che la stampa inglese non ha risparmiato critiche pesanti, etichettandolo come un flop da 36 milioni di sterline, un giudizio duro, ma che rispecchia il momento di grande difficoltà del giovane attaccante. Il Zirkzee ammirato in Italia sembra ormai un ricordo sbiadito. Con il Bologna, l'olandese aveva mostrato lampi di grande classe, diventando una delle rivelazioni della Serie A. Ora, invece, il suo futuro a Manchester appare incerto. Lontano dal rendimento che ci si aspettava, il giovane attaccante si trova in una situazione di stallo che potrebbe portarlo a riflettere sulla scelta di approdare al Manchester United, a discapito di altri club che lo avevano cercato, tra cui alcune squadre italiane. Le voci di un suo possibile ritorno in Italia si fanno sempre più insistenti. Zirkzee tornerebbe volentieri in Serie A, probabilmente già a gennaio, cercando un ambiente che gli possa offrire maggiore spazio e fiducia. Da capire se il Manchester United aprirà alla cessione in prestito per permettere al giocatore di ritrovare continuità e forma. Tra le destinazioni possibili, la Juventus sembra essere una delle opzioni più concrete. I bianconeri sono alla ricerca di un attaccante con le caratteristiche di Zirkzee, soprattutto in un'ottica di rinforzo offensivo. Il Milan, che in passato aveva mostrato grande interesse per l'attaccante olandese, sembra invece aver chiuso definitivamente le porte a un possibile arrivo. La Juventus trema, nuovo assalto europeo a Kenan Yıldız, nuovo assalto a Yıldız, l'indiscrezione torna a far tremare i tifosi della Juventus. Tutti gli aggiornamenti di calciomercato, un gol in Champions League e due assist in Serie A. È questo il bottino di inizio stagione del nuovo numero 10 della Juventus, Kenan Yıldız. Un rendimento che, date le aspettative sul turco, comincia a far discutere la critica e non solo. Oggi è intervenuto anche Thiago Motta sul momento del classe 2005, io sono contentissimo del lavoro che fa Kenan. Mette tutta la sua qualità a beneficio della squadra. Come tutti noi può fare meglio, ma sono molto contento di quello che vedo. Nel calcio non facciamo attenzione all'età che è relativa in questo gioco, ma è un 2005, sta contribuendo tanto alla squadra. Sono molto contento di averlo con noi,
sia da esterno sia più dentro al campo, sono contento su tutto, il suo atteggiamento, la sua voglia di migliorarsi, il modo in cui affronta allenamenti e partite. In fase difensiva e in fase offensiva. Nell'ultima partita qui in Champions ha fatto un grande gol, ma non solo, e oggi fa parte di un gruppo che funziona. Sono soddisfatto del suo lavoro, deve continuare così, ha concluso l'allenatore alla vigilia di Juventus Stoccarda. Nel frattempo, però, Kenan Yıldız è tornato a far parlare di sé anche in sede di calciomercato. Calciomercato Juve, Monchi vuole Yıldız all'Aston Villa, l'indiscrezione, secondo quanto riportato da Fischies. Net, Yıldız sarebbe finito nel mirino dell'Aston Villa. Il talento della Juventus piace al direttore sportivo, l'ex Roma Monchi. I Villan di Emery, già in Champions League, vogliono continuare il loro percorso di crescita e starebbero puntando anche il turco. Tuttavia, Kenan Yıldız è uno dei pochi bianconeri ritenuti incedibili dalla Juventus. Il club bianconero ha già blindato l'attaccante con il rinnovo e la maglia numero 10, su di lui ci sono grandi aspettative per il presente ed il futuro del nuovo corso di Thiago Motta. L'Aston Villa è dunque avvisato, servirà un'offerta più che irrinunciabile per portare via Yıldız da Torino. Quanto guadagna Gatti nella Juventus dopo il rinnovo, è uno dei leader della nuova Juventus. Guida la difesa con personalità e leadership, è diventato un punto di riferimento per i giovani e i nuovi e nello spogliatoio è sempre disponibile con tutti. In campo si è conquistato il posto da titolare lavorando a testa bassa e convincendo tutti con prestazioni positive. Dal suo arrivo in bianconero il classe 97 è cresciuto, la società punta sul ragazzo e l'ha dimostrato con i fatti con il rinnovo del contratto. Il nuovo accordo prevede la scadenza allungata di un altro anno passando dal 2028 a giugno 2029, e un aumento dell'ingaggio in linea con il nuovo status di Gatti nella Juve. Il nuovo stipendio del difensore potrebbe arrivare anche oltre i 2 milioni di euro in caso di raggiungimento di determinati bonus, una cifra in linea con il tetto per gli ingaggi fissati da Giuntoli all'inizio della stagione. Le parti stavano lavorando da tempo sul rinnovo con l'obiettivo di spalmare l'ammortamento annuo del cartellino su più anni. Gatti ha giocato anche delle partite da capitano della Juventus, segno della fiducia da parte della società ma anche dell'allenatore, per il quale è diventato un intoccabile. I bianconeri l'avevano preso nel gennaio 2022, per 9 milioni di euro dal Frosinone, lasciandolo in prestito in gialloblu fino a fine stagione, ma da quando è arrivato a Torino è uno dei punti fermi della Juve e sarà così anche nella squadra del futuro, come conferma il rinnovo del contratto.